Quanti chilogrammi si possono perdere in una settimana? Ecco la verità sui chilogrammi che si possono perdere in un periodo di tempo così breve. Sono sicuro che più volte ti sei chiesto quanti chili si possono perdere in una settimana ed è qualcosa che ovviamente si chiedono tutti perché? Perché siamo ansiosi di avere tutto e subito, di avere i risultati, quindi quanti chili posso perdere in una settimana? Devo perderne 5, voglio perderne 5 subito, voglio perderne 10, quindi mi impegno e in questa settimana, prima del matrimonio del cugino di mia zia, devo perdere assolutamente questi 10 kg. Ma in realtà tu vuoi perdere davvero chili e quindi essere semplicemente più leggero, meno pesante, o vuoi entrare proprio in quell'abito per quella festività? Vuoi entrare nell'abito del matrimonio? Insomma, vuoi essere migliore, più magro, più snello, più fit? Perché questa è una domanda che dobbiamo farci, perché se il tuo obiettivo è come i pugili, che devono fare la pesata prima del combattimento e quindi pesare di meno, se no non possono fare la gara, e allora il discorso è uno, perdiamo tutto, tagliamoci un braccio, perdiamo più liquidi possibili. Infatti, se li hai mai visti anche nei documentari, fanno spessissimo delle saune pazzesche giusto per buttare chili e poi riprenderli magari la sera prima della gara. È ben diverso dal diventare più fit, più magri, perché c'è appunto una bella differenza tra perdere peso e perdere grasso. Ora, cosa vuol dire dimagrire? Dimagrire vuol dire mantenere o magari migliorare, aumentare la massa muscolare e quindi aumentare il metabolismo e quindi perdere anche centimetri, perché magari nel giro vita, dove noi accumuliamo più grasso, andremo a ridurre il grasso e quindi rimpicciolire il giro vita, ma se aumentiamo la massa muscolare, magari il peso sarà uguale, perché tu togli 1 kg di grasso e metti 1 kg di muscolo, il peso sulla bilancia è quello. Esteticamente sei completamente diverso, diversa perché? Perché 1 kg di muscolo, che è un tessuto molto funzionale, molto utile al corpo, è compatto, occupa poco spazio. 1 kg di grasso, invece, che non è così funzionale, occupa un volume maggiore, quindi occupa molto più spazio. Possiamo dire che 1 kg di muscolo è così, 1 kg di grasso sarà così, ipoteticamente, perché appunto è il famoso discorso del chilo di ferro che pesa di più del chilo di paglia, cioè non è così, 1 kg è 1 kg, ma occupano uno spazio completamente diverso. Perdere peso è una cosa che tutti possono fare, ragazzi, anche uno stupido può perdere peso, basta no, smettere di mangiare, basta fare appunto saune assurde, un sacco di corsa per buttare liquidi e perderai tanto peso, ma in più delle volte perdere peso è qualcosa che al tuo metabolismo non fa bene e che va a farlo rallentare e può creare dei danni. Quindi deve esserti intanto, prima che ti spieghiamo qual è il ritmo giusto di perdita peso, deve esserti chiaro che tu non devi perdere peso il più velocemente possibile, perché se superi il ritmo fisiologico, che ora Mario ti spiegherà, il ritmo fisiologico del tuo metabolismo, tutto quello che perdi in più saranno spesso muscoli e liquidi, e questo andrà ad abbassare il tuo metabolismo. Ma quindi quanti chili si possono perdere in una settimana? Ragazzi, tantissimi o pochissimi? Il tantissimi, come abbiamo capito, è la perdita peso che non va bene per niente. Se stai una settimana in ospedale ne perderai tantissimi, ma ti ritroverai veramente peggio rispetto ad adesso, qualsiasi sia la tua condizione. Se invece vuoi perdere grasso, quindi bruciare grasso realmente e migliorare il tuo corpo, quello che dovresti fare è perdere al massimo l'1% del peso corporeo a settimana. Lo dico spesso questo numerino, intanto perché è facile da ricordare, 1, ricordalo, 1% del peso corporeo, e seconda cosa perché comunque realmente quello che la scienza ha visto essere il tasso con il quale il nostro corpo riesce a bruciare principalmente grasso, risparmiando quello che ci serve realmente, le proteine muscolari e i liquidi intracellulari, perché tu non vuoi svuotare il tuo corpo, non vuoi diventare una prugna secca, non vuoi diventare deperito o deperita, vuoi stare al meglio in bikini, in costume, vuoi essere un figo, insomma, ragazzi, l'importante non è andare in spiaggia e portarsi la bilancia e dire: "Ah, guarda che sono figo, ho perso 10 kg rispetto all'anno scorso" e magari sei tutto caduto o tutta caduta, c'hai cioè il gluteo che arriva ai talloni, no? L'obiettivo è
e arrivare in spiaggia e far sì che la gente si giri a guardare senza dover andare a controllare quanto pesi sulla bilancia. E questo potrebbe voler dire che pesi magari anche più della tua altezza, quindi magari sei 1,85 m e pesi 90 kg. Uno può dire, ah, ma sei sovrappeso? No, perché magari sei 90 kg di puro muscolo. Quindi 1% del peso corporeo vuol dire che una persona di 100 kg può perdere per esempio 1 kg a settimana nella fase iniziale, poi arriverà a 90 kg, può perdere 900 grammi e così via. Quindi questo è quello che dovresti assolutamente perdere? No, è 1% del peso corporeo a settimana al massimo. Può succedere che a volte ne perdi di più, ma magari nel processo iniziale ci sta anche, non è che stai perdendo muscoli e liquidi, perché il processo iniziale ti porta anche a perdere liquidi extracellulari, ti porta a perdere, diciamo, chiamiamolo il carico tossinico, lo diciamo in tantissimi video come funziona un po' il dimagrimento, ma ci sta. Però più avanti potrebbe succedere che magari perdi 400, 300 grammi, 200 grammi e le settimane comunque sono così. Quello che conta è la media del peso che perdi nell'arco delle settimane, quindi non ti fissare mai su quanti chili posso perdere in una settimana, perché il dimagrimento non va in una settimana. Togliti quest'idea malsana dalla testa che si torna in forma in una settimana. Ci hai messo magari 20 anni a mettere 30 kg, non è che puoi metterci 20 giorni, ok, a toglierli. Devi ragionare con un'ottica di medio e di lungo periodo. Proprio per questo i nostri percorsi di coaching non durano 2 giorni, perché non ha senso, ma le abitudini alimentari e il giusto risultato si ottiene in un periodo di tempo corretto, e proprio perché lo ottieni nel periodo di tempo corretto lo manterrai a lunghissimo termine senza più rimettere tutti i chili. Se invece vuoi fare in continuazione l'effetto yo-yo e continuare a perdere chili e poi rimetterli tutti con gli interessi, ben venga, segui qualcun altro, non seguire Dieta Flessibile Italia, perché non è la nostra filosofia. E infatti sono queste filosofie stravaganti, di queste diete assurde, drastiche, quelle che questa dietina scritta in questo foglio va bene per tutti, se tu mangi questo, questo e questo, che pesi 90 kg, che ne pesi 30, perderai i 5 kg che desideri, sono quelle filosofie che ti hanno inculcato tutti questi concetti sbagliati e che ti hanno fatto fare effetto yo-yo, come ti diceva Mario. Scommetto che tante volte hai perso 5 kg, ne hai ripresi 6, ne hai persi 7, ne hai rimessi 10. Perché? Perché non funzionano. Ognuno di noi ha bisogno di capire com'è il proprio metabolismo, ha bisogno di capire qual è il proprio equilibrio ormonale, quali nutrienti sono più importanti per il proprio metabolismo e come riattivarlo questo metabolismo, perché soprattutto se hai fatto spesso yo-yo vuol dire che il tuo metabolismo sta soffrendo e continuerà a soffrire, potresti addirittura spegnerlo completamente se continui a fare queste sciocchezze. E come fare qualcosa di personalizzato? Come andare a incastrare bene tutti i tasselli di cui ti abbiamo parlato io e Mario e ottenere un risultato al 100% garantito, perché la scienza funziona così? Parlando con un nostro consulente. Infatti cliccando qua sotto puoi parlare al telefono tranquillamente e in modo gratuito con un nostro consulente che aiuterà te a capire quali sono stati i blocchi che hai incontrato finora nelle diete che hai fatto, dove sono stati gli errori più gravi e se magari il tuo metabolismo è stato bloccato da queste diete. Vi farete una bella chiacchierata approfondita per capire quali sono tutti i passi da fare per finalmente arrivare al tuo obiettivo senza diete drastiche, ma anzi mangiando i cibi che ti piacciono e finalmente uscire da questo circolo vizioso di effetto yo-yo. Quindi clicca qui sotto, chiedi una telefonata con un consulente e inizia adesso a capire quali sono i passi giusti da fare per te, smettendo di fare le diete uguali per tutti. Ora che hai capito quanti chili si possono perdere in una settimana, quello che devi fare è condividere questo video con tutti i tuoi amici e le tue amiche sui tuoi canali social, in modo da rendere più educata sulla nutrizione tutta l'Italia, sfatando ancora questi miti e leggende che girano ancora oggi, dopo tantissimi anni di scienza che funziona e che purtroppo viene sottovalutata a causa di tutte queste persone che ti vogliono vendere queste cose molto strane. Quindi Dieta Flessibile fa luce su tutto, su tutti i canali dei social, seguici su TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e così via. Condividiamo ogni giorno contenuto di valore in tante forme di tipo di contenuto, quindi video e così via. Per oggi è tutto da Mario e da Valerio di Dieta Flessibile, ci vediamo alla prossima.